Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantano in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Sara Maggiore Ciao ragazzi. e vedremo un brano tratto Da Mare Fuori. Mare Fuori, che si chiama Origami all'alba. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi in totale che sono Fa maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Fa, La, Do, poi Sol maggiore accanto, Sol, Si, Re, La minore, La, Do, Mi, poi troveremo il Mi minore, andiamo indietro, Mi, Sol, Si, ed infine il Do maggiore che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. Vi dico che questa canzone in originale è in Mi, quindi mezzo tono sotto, però per semplificare un po' gli accordi l'abbiamo fatta un semitono più avanti, quindi in Fa maggiore. Forse morì, forse ti mancherò. Sei come veleno e non so se tornerò. Forse morirò, forse ti mancherò. Libero nel cielo ed è lì che volerò. Ho un nodo stretto in gola, come fosse una cravatta. Ero sulla strada buona, ma poi mi sono persa. Non tornare ancora, anche se sono distrutta. È scaduta l'ora, ma ora non mi dire resta. E sto piena di pare, di saluto e stazione. Poi fa la seconda strofa, gli accordi restano sempre gli stessi. E quando te ne andrai sarai su un'altra via. Cammina dritto avanti a te se non sarò più tua. Un cimitero di ricordi, ripensa ai tuoi occhi, a te che mi spari. Lacrime sui fogli, non mi chiami, gli origami che intreccio da sola quando non rispondi. E sto piena di pare, ti saluto in stazione. Ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho. Col tempo se ne va e resto sveglia la notte. Tengo il vuoto intorno, pensieri nella testa. Origami all'alba anche da sola. Poi c'è di nuovo l'intro. Finisce così. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Sara per averci aiutato con questo brano e vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta esce un video nuovo potete guardarlo subito. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano a sinistra, c'è una puntata che ho realizzato che spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò il link. Ok?